Se volete, io vi parlo di Marx, del primo libro del Capitale, della nuova traduzione che ha curato Finischi, insieme, eccoci qua, ci siamo in audio. Allora, dicevo, bentornati, parliamo di giornalismo e di precarietà, lo facciamo con Raffaella Ferri e Peppe Manzo, che sono, oltre che due, diciamo, giornalisti, scrittori, Raffaella Ferri ha scritto Inutili Fuochi, Peppe Manzo ha scritto Chi comanda a Napoli, due libri che trovate adesso in libreria, sono anche due esponenti del coordinamento dei giornalisti precari. Che cos'è il coordinamento dei giornalisti precari e quali sono i suoi obiettivi? Io lo farei dire subito a Raffaella. E direi, diciamo, dalla Carta di Firenze al coordinamento dei giornalisti precari, qual è il rapporto, che cos'è il coordinamento? Il coordinamento dei giornalisti precari della Campania ormai esiste da 2 anni, siamo circa 200, raccoglie un po' colleghi che si definiscono al di là di precari atipici o quantomeno vicini alla causa, questo perché quando il coordinamento è nato raccoglieva delle figure... Scusami Raffaella, credo che ci sia un problema di microfono, quel mio... Non ti do il mio, i tecnici sono severissimi. Adesso mi sarò sanzionato. Altro che Equitalia, diciamo, vediamo se col gelato va bene. Allora, eccomi qua, io non so quanto si è sentito, se si sente adesso. Vai, io direi, vai a capo, ci danno altri 2 minuti. Che cos'è il coordinamento giornalisti precari? Vediamo se riusciamo. Il coordinamento giornalisti precari esiste da circa 2 anni, siamo circa 200, raccogliamo un po' le esperienze di giornalismo, ma di quelli che sono, che si definiscono atipici o vicini alla causa della precarietà nel giornalismo, perché... che quando il coordinamento è nato ne facevano parte moltissime persone, alcuni che sono quelli che noi chiamiamo giornalisti di fatto, perché magari ancora non iscritti all'ordine, ma che stanno facendo i cosiddetti 2 anni per poi iscriversi all'ordine, ma c'erano anche dei colleghi che avevano il fatidico articolo 1, che si sentivano però vicini alla causa e purtroppo che poi dall'articolo 1 sono passati a diventare precari o collaboratori di nuovo. Questo perché che il giornalismo spesso si basa su questa concezione molto romantica che sia una cosa che non debba essere per forza di cose sancita o regolamentata in una maniera chiara. E adesso, soprattutto adesso, tra noi che ci avviciniamo, che lavoriamo nell'ambito del giornalismo da qualche anno, ma anche tra chi ha qualche anno in più, ci sono delle figure molto molto particolari, cioè, si inizia a parlare anche di stagisti che fanno i giornalisti, si inizia a parlare di praticanti, di apprendistato in termini di giornalismo, quando l'apprendistato di per sé di figura non esiste, si inizia a parlare di qualcosa che non è ben chiaro a tutti, il coordinamento dei giornalisti precari, che è tanto bravo e fornisce di solito informazioni su tante cose che accadono in città e nella campagna, in questo modo voleva rispolverare un po' quella che è anche l'informazione sul nostro mestiere e rispolverare anche il vincolo di solidarietà tra colleghi, che spesso è quella cosa che viene meno per prima. Perché? Perché nel giornalismo, forse più che in altri campi, ti insegnano che per farti avanti, per la firma a palchetto, per quel poco spicciolo che è dato, il mio primo lavoro era gratuito nel giro di 2 anni, i primi 2 anni, per quella visibilità, per quella capacità che hai di riempire la pagina, tu non debba in qualche modo lamentarti o far sentire quella che è la tua voce, perché la tua voce deve essere espressa attraverso il giornale e il lavoro che fai. Il lavoro che facciamo dovrebbe essere sancito anche da una retribuzione, e questa è la prima cosa che spesso, quando fai il giornalista, ti avvicini al mestiere del giornalista, è un assioma che proprio salta, non perché in attesa del tesserino scrivi gratis, sì. Perché anche solo avere il tesserino significa poter scrivere gratis. Io chiederei a Peppe adesso se innanzitutto mi dice quanto costa un articolo, quanto viene pagato un pezzo, diciamo, nel mercato dei precari. Se questo prezzo consente al giornalista di poter scrivere liberamente o secondo, diciamo, un principio etico dei fatti che accadono, e anche in qualche modo qual è l'intervento che il coordinamento precari sta facendo distinguendosi così dall'ordine e dal sindacato dei giornalisti. Allora, quando un articolo, un giornalista non rientra in quella percentuale del 35% di lavoro gratuito che si svolge regolarmente qui in Campania, il prezzo varia da un 3 euro lordi per un lancio d'agenzia ai 5 euro, i più fortunati 20 euro lordi. Queste, diciamo, sono le tariffe. Poi il sistema è così deregolamentato che poi alla fine scopri che nella stessa testata ci sono delle diseguaglianze di trattamento, e c'è in sostanza una massa dell'80% degli iscritti all'ordine o della platea giornalistica che ogni mese va da un compenso da 0 a 500 euro, cioè riesce in una serie, non in un'unica collaborazione, una serie di collaborazioni, a arrivare da 0 a 500 euro. La nostra azione concreta, noi rispetto agli altri coordinamenti regionali, di regioni soprattutto del centro-nord, siamo completamente esterni al sindacato, alla Sostampa regionale, alla FNSI.
ma non perché per una scelta, diciamo, di posizionamento, proprio perché non eravamo mai stati iscritti a un sindacato, salvo alcuni colleghi che avevano un contratto, poi diventati cassa integrati o addirittura disoccupati, e che non si sono più iscritti allo stesso sindacato. E abbiamo scoperto come l'azione completamente esterna sia all'istituzione professionale sia al sindacato ha permesso di arginare una serie di decisioni che volevano continuare ad attingere e a creare manovalanza precaria all'interno del giornalismo, sia a costruire quel percorso che ci ha portato a Firenze. Firenze, la carta di Firenze è appunto una carta deontologica, non è la risoluzione di tutti i problemi, ma finalmente ha messo al centro di questo paese anche l'ultimo, ha distrutto l'ultimo bastione, che è quest'ordine, questa professione, che vive la stessa condizione di sfruttamento come tutti gli altri ambiti lavorativi, con una responsabilità in più, perché il lavoro del giornalista, mi chiedevi prima, è delicato, perché ti ritrovi a collaborare per pochi spiccioli o sotto il ricatto di un possibile compenso economico e magari scrivere, raccontare fatti molto importanti. Magari molto spesso i giornalisti che scrivono e raccontano di precarietà. Questo, diciamo, è un po' il paradosso. E il tentativo è anche quello di costruire quella rete che va dal vincolo di solidarietà, ma anche a costruire, diciamo, una riflessione su come si può fare informazione in questa regione e nel paese. Io chiederei a Raffaella, so che avete fatto un calcolo, quanta parte di un giornale che esce, che va in edicola, è scritto da precari, quindi voi siete anche in grado di dire su 100 articoli che compaiono sul Mattino, sul Repubblica, sul Corriere, quanta parte è fatta dai precari? E ti chiederei come seconda domanda, l'essere donna, essere giornalista e donna, nelle redazioni, dove in genere i direttori sono uomini, in qualche modo che limite in più rappresenta in una condizione di precarietà? Per quanto riguarda lo studio fatto, noi abbiamo prodotto dei dossier nel giro di questi 2 anni e siamo partite ad esempio dal contarci e dal capire quanto guadagnavamo, siamo arrivati a chiedere quanto le scuole di giornalismo, le due che insistono in campagna, producevano effettivamente giornalisti che dopo aver avuto accesso all'esame da professionista riuscivano poi a fare professionisti, a vivere di quella professione, e siamo poi arrivati a chiederci in un giornale grande, che comunque rappresenta delle testate, alcune delle testate maggiori della Campania, quanti fossero i colleghi interni e messi a posto, per così dire, tra virgolette, a lavorare a quel giornale, quanto invece fossero persone come noi. Beh, in tutti e 3 i casi purtroppo i risultati non erano molto molto confortanti. Siamo arrivati, per l'appunto, come diceva Peppe, a capire che la maggior parte di noi riesce a guadagnare, se va tutto bene, 500 euro al mese, e mettendo assieme più lavori. Abbiamo saputo che nelle scuole di giornalismo quelli che riescono effettivamente a proseguire sono pochissimi, non solo, sono la maggior parte di loro escono di lì completamente avulsi al sistema. Perché? Perché avendo pagato per ricevere un'istruzione che doveva in qualche modo dargli un accesso più facile al lavoro, perché gli faceva saltare tutto un attimo di gavetta, che sono i 2 anni, che è poi la ricerca di una redazione che ti faccia un contratto di praticantato, che ti porti poi dopo 18 mesi a fare l'esame da professionista. Avendo saltato tutto quello, pensavano di saltarselo e basta, invece si ritrovavano ad essere per l'appunto professionisti, quindi dovevano avere accesso a delle diverse anche loro qualifiche, nel senso che un professionista, per esempio, per lavorare da precario spesso deve avere una partita IVA, mentre per un pubblicista è diverso, è un po' diverso. Quello che succede poi nei quotidiani e nei giornali vari che abbiamo analizzato è che la maggior parte del giornale è prodotto da collaboratori, spesso è prodotto da collaboratori esterni. Io porto la mia esperienza in questo caso, che è quella di una provincia, perché Napoli è una città che comunque in qualche modo noi riusciamo a vedere, ci siamo noi, ma quello che succede nelle province è molto molto peggio, perché ad esempio su quella che dove lavoravo io, che era Salerno, quello che producevo io era l'intera pagina del comune a cui facevo riferimento, e che non veniva pagata per 2 anni. Queste persone, che comunque continuano a prendere fondi statali per pubblicare questo giornale, non pagavano la persona che effettivamente contribuiva tutti i giorni a portare in edicola quel giornale. E questo non perché la persona fosse stupida o fosse connivente a questo sistema, spesso i collaboratori non lo sanno neppure. Quindi in questo senso il coordinamento, la carta di Firenze e queste cose hanno una funzione. La prima funzione non è nemmeno quella di arrivare subito a battere il 5 della retribuzione, del contratto e del riconoscimento, ma è quella di maturare un po' di responsabilità.
Perché spesso quando noi parliamo poi di precarietà nel mestiere del giornalismo in particolare, non ci diciamo che la seconda parola che dovrebbe venire a fianco è responsabilità. Perché come diceva Peppe, quando vi trovi a raccontare della precarietà delle emergenze del resto della città, dovresti in qualche modo riuscirti a rendere conto anche della precarietà dell'emergenza tua personale. Poi per quanto riguarda l'essere donna, noi ci siamo resi conto che un poco quello che viene detto, che succede nelle relazioni, ad esempio, cosa succede quando una donna, una precaria, decide di avere un figlio? Ma cosa succede anche quando una ragazza che magari ha un contratto a tempo viene messa di fronte a delle scelte? Beh, non succede che può farle, queste scelte lo comportano spesso e volentieri una rinuncia che è quella fatta al proprio lavoro. Ultimo minuto, Peppe, tu che sei sintetico, e ti direi dammi un titolo. In qualche modo, in un minuto, perché la lotta dei giornalisti precari non è una lotta sindacale, ma è una lotta politica e interessa anche chi giornalista non è? In 50 secondi. Non è solo sindacale, perché appunto dicevo la responsabilità di questo lavoro è quello di raccontare dei fatti. Essere diciamo una condizione ricattabile, una condizione di estrema debolezza, mette a rischio la propria autonomia, che poi c'è un secondo passaggio di autonomia, è quello appunto che dell'editore e della linea editoriale di un giornale. Quindi è il primo tassello in cui si pone a rischio la libertà di stampa, la libertà di informazione. Una lotta di libertà. Io vi ringrazio per essere venuti qui stasera. Adesso abbiamo una cosa molto bella che si chiama, nella mia scaletta, arti equestri, ma non credo ci entrino i cavalli, e quindi darei il via ad arti equestri e alla performance. Okay, sì.